buongiorno a tutti, voi amici nostri, e benvenuti in questo nuovo vlog. Buongiorno da Alice, buongiorno mamma. E allora abbiamo già lasciato Alessia e siamo per strada perché stiamo andando al patronato. C'è una giornata splendida, ragazzi, bellissima, bellissima, bellissima. Però ho visto le previsioni meteo e per tutta la settimana santa, che porta fino a no, si chiama la settimana santa, la settimana che porta a Pasqua è la settimana santa, ok? Settimana pasquale. La settimana pasquale, ok. Fino a Pasquetta, come sempre, ragazzi, come sempre, porta pioggia. Addirittura a Pasqua porta temporale. Io fulmine e saette. Non ricordo una Pasquetta, un lunedì di Pasqua, non lo ricordo con il sole da non so quanti secoli. È sempre piovuto, ragazzi, è giornata segnata proprio. A Pasquetta deve piovere, c'è niente da fare. E niente, quindi queste, diciamo, sono le previsioni. Però adesso mi ricordo la Pasquetta del 1928, c'era il sole. Ah, vabbè, c'è tutto, effettivamente. Siamo là. E niente, ragazzuoli belli, la mattina è cominciata così un pochettino perché abbiamo fatto tardi alla fine ieri sera. E io poi, ovviamente, è inutile dirvelo, anzi sono andata a collegare presto perché erano le 2:15, quindi per me ancora era prestissimo. Però le bambine soprattutto si sono andate. Siamo andati a collegarti tu alle 2:15, amore. Anzi, è un po' alle 2:15, stai attento. Prestissimo, sì. È distrutta proprio. Sì, sì. Però le bambine ne hanno risentito di questa cosa di andare a letto tardi, perché né una neanche l'altra si potevano svegliare. Ma che è sto traffico? Siamo in autostrada, c'è un pochettino di rallentamento più che altro. Camion. Tiro. Qua manca la terza corsia, quella dove in Germania, dove stanno i camion che hanno la loro corsia e tu cammini tranquillamente. Ma qua pure no. Ci serve questa corsia, è quella per la marcia normale, soltanto che se ne fregano e sorpassano pure. Vabbè, i camion. Vabbè, ma puoi metterla, ci sono tre corsie. Certo. Quella proprio è una corsia dedicata proprio ai mezzi pesanti. È più lenti, ecco. C'è molto sole. E va bene, ragazzi, noi andiamo a sbrigare questa faccenduola e poi tu oggi cominci alle 17. Allora, da oggi lui cambia turno e sarà il suo turno in questo momento, ecco, fino a che poi lo passeranno a tutto il giorno, perché per ora ancora fa 4 ore, e sarà dalle 17 alle 21. Orario serale. Orario bruttino, direi. Lavorativamente parlando è il migliore. Sì, lavorativamente sì, perché comunque la gente poi è a casa, è più facile, ecco, rispetto alla mattina che tutti sono al lavoro, a rintracciare le persone, quindi è un po' complesso. Però come orario, diciamo, familiare, orario non è familiare, molto bello. Certo. No. E vabbè, il lavoro prima di tutto, anche ragazzi. Io poi finisco da parlare, Alice va a... No, Alice già sarà a letto. Vabbè, alle 9. Alle 9, no, perché io alle 9:15 li metto a letto. Capito, aspetti un quarto d'ora. Ma quindi che ti ha detto mia sorella che oggi è mercoledì? No, non è sicuro. Non, ah, vediamo, perché io ho l'ospite della settimana, ma soprattutto del mercoledì e venerdì. Quindi ci aspettiamo mia sorella. L'ospite della settimana del nostro canale è Sabrina. Sono arrivate le buone. Ormai è diventato tipo barzelletta, ragazzi. Già io lo so. Già lo so. Ai ai. E va bene, ragazzi. Che c'è da fa? Noi stiamo andando. Gli occhiali mi scivolano, però. Ah. Perché il nasino è piccolo. Vero, ma io non ho mai trovato un paio di occhiali che mi sta bene. Perché ogni volta mi scivola. Quelli con la residua, contento con la residua. Sì, ma mi metto qua, lo sai che cosa? Lo strappo qua, quello che fa. Ti metti una. Faccio così. Tom, quella basta. Cosa, devi mettere tu una piccola placchetta di metallo sottocutanea. Tu metti tu la placchetta, ma com'è? Ma. E negli occhiali ti metti un magnete e si attacca. Ma vedi addirittura per un paio di occhiali, metti, se non me ne metto, che succede? Ai ai ai. Va bene, ragazzuoli. Ma comunque, ragazzi, ci vediamo dopo, dai, che vi aggiorniamo un pochettino, va bene? D'accordo. Ciao bimba. Ciao ragazzi.
di nuovo qua. Amici nostri, buon tornati. Buon tornati. Noi stiamo tra l'altro tornando e Alice ha buttato il mio telefono a terra. In diretta. Aspettate che lo prendo perché già. Dov'è? L'altra volta il tuo telefono è caduto a me mentre stavo registrando. Non ce la faccio. Cioè, dov'è? Devo levare la cintura. Aspettate, un attimo. Ehi, eccoci. E allora, tutte ragazzi, non ha pace, l'altra volta è caduta a me mentre stavo registrando, ti ricordi? Sì, infatti. Oggi il mio telefono, Alice, poverino, oggi proprio. Non lo vuole più, chiede Venia. E niente, ragazzi, stiamo tornando a casa. Siamo stati al patronato, abbiamo fatto una prima cosa. Insomma, adesso poi la settimana prossima dobbiamo ritornarci. Comunque, basta. Si è aperto anche lo speed. Si è aperto lo speed, ragazzi. Non conoscevo cosa fosse. Neanche io, sinceramente, perché appunto siamo mancati e quindi non sapevo che cosa. Se vuoi fare certe cose, devi avere lo speed. E che cos'è lo speed? Racconta pure quello, ma ce l'ha lo speed? Facciamo. Sì, perché tutte le iscrizioni a scuola, meno male che diciamo io ho la carta d'identità elettronica perché lui non ce l'ha e quindi così. Guarda che non ce l'ho, non c'ho quella elettronica. Non hai quella elettronica. No, penso che sono un rifugiato politico. Ragazzi, scusate tutte queste interferenze, qua c'è un macello. Ah, perché c'è il mercatino oggi. Ah, vero. Ah, che bello. Ciao mercatino. Comunque c'è una giornata bellissima, bella. Era cosa da andare al mercatino. Ma non si può levare il traffico con lo speed, no? No, con lo speed. No, non si può. No. E quindi abbiamo saputo che cos'è questo speed. E basta. Cosa vorresti fare? Guarda, tu questi minuti per girare, mi metto qua che devo andare dritto. Però dritto. E basta, ragazzi, torniamo a casa, poi andiamo a prendere Alessia e poi ricomincia routine giornaliera perché lui. Ah, tu oggi alle 5 hai detto che cominci, vero? Alle 5. Ti faranno passare mai? Ce la faremo? Io devo passare perché ho la precedenza. Benissimo. E siamo qua nella via del ritorno. Nella via del ritorno, la cara vecchia buona nonna Caterina. Ah, smetti, chiamami nonna Caterina. Mi ha detto, ma invece di prendere l'autostrada perché non prendiamo la statale. Ho sbagliato. Sì, la statale. E siamo qua nella statale. Perché proprio non pensavo che c'era il mercatino. Non ci pensavo che era mercoledì oggi, completamente. Ma chi ce ne frega? Che buono, non ti piace? Ma siamo qua. Non abbiamo. Siamo giovani. Non abbiamo impegni per un'altra ora e mezza. Beh. Va bene, ragazzuoli. Piano piano. Ci vediamo a casa. La bicicletta mi sorpassa. Vieni. Infatti. Ci vediamo a casa, ragazzuoli. Cosa mi fai mangiare a pranzo? Guarda, non lo so perché io devo andare a prendere Alessia. A meno che tu non vada a prendere Alessia, no, io cucino. No, cucirò io, ti preoccupare. Come si risolvono subito i problemi. Quanto mi scoccia a me questo scendere. Qua siamo per esempio al museo Guttuso, ragazzi, non si vede niente. No, non lo posso riprendere, non ce la farei. Perché siamo a Bagheria. E praticamente mi scoccia da morire questa cosa che devo scendere. Non c'erano i tortellini? Sì. Cosa si può fare con i tortellini? Mm-hmm. Brodo. Buono, un po' brodino. Brodino. Buono, mi piace, mi sei piaciuto, dai, bravo. Così diciamo ci depuriamo un pochettino dopo. Oddio, con i tortellini proprio depurati. Capito, siamo. Ma col brodino. Da tortellini, la pastina, la lingua di passero te devo fare. Ma rispetto a tutto quello che abbiamo mangiato domenica e ieri, ma voglio dire, ragazzi, è sempre meglio. Ieri un sera tortellino. Abbiamo mangiato troppo, ragazzi, proprio niente, proprio a sbafo. Ci siamo proprio ingozzati. Sì, buono, però dai, tutte cose deliziose. Tutte cose buone, per carità, però sono proprio. A sentirmi male perché poi sono là le cose che fai, le lasci, no, che sia, non sia mai, signore non vuole, non sia mai, no, il signore non vuole. Quindi abbiamo mangiato così contro nostra volontà. Sì. Dico, ma perché dobbiamo perché e abbiamo mangiato e quindi poi a casa poi il signorino, io glielo avevo detto, ma se andiamo a mangiare fuori poi non è normale che ovviamente siamo strapieni. No, voglio la spinga e mi sono comprata. Ma se tu fossi stata strapiena e non avessi voluto. Vabbè, niente, ma se me li metti là davanti. Ah, lo so, te li metto io. Boh, me li metti là davanti. No, mangia. E che devo fare? Lasciato un letto là. Ti metto alle tue spalle a mangiare. E ti metto nel gabinetto. E tanto tu ti giri. Non mi giri. Non ti conoscessi.
Va bene ragazzi, va bene, procediamo ragazzi. Noi in questo cammino molto lento. Sì, siamo qua, mira, una processione. Lo sai che mi devi portare alla ruota panoramica? L'avete visto ieri nel video? Hanno messo qua ad Aspra, che è un posto proprio di mare, hanno messo la ruota panoramica, ragazzi. E mio marito, mi ci deve portare. Vediamo domenica. Ci sarà un macello proprio di domenica. Quando ti posso portare? Una mattina. Sì, però pure le bambine ci devono essere. Di domenica. Vabbè, vedremo. Comunque mio marito mi ci deve portare di qua a maggio, perché a maggio la levano, va bene? Domenica è ancora marzo. Lo so, detto di qua a maggio, no marzo, maggio. Domenica 24? Sì, domenica 24 marzo. Mi sono tolto il cappellino. Sì, e c'è il capello bello. Ma comunque. Bello. Ci vediamo dopo, ragazzi. A dopo, ragazzi. Ciao. Ed eccoci qua, siamo arrivati a casa. Amore, sei un indecente. Io sono indecente tra casa mia, con mia moglie, con mia figlia. Che ciccia cazzai con la cosa così? Perché sentivo caldo. Amore, mio cuore, ormai che mi hai ripreso, mi sono coperto. Non te ne prendo più lo stesso. E allora ragazzi, sulla via del ritorno, ci siamo fermati. Che c'è, amore? Una lapina, l'ho zutto tutto. Ci siamo fermati alla palapa. E fruttivendolo, questi che sono qua molto, come si dice, come possiamo dire che sono questi, dipende cosa vuoi dire, abusivi, no, abusivi, chi è abusivo, mi scrivo dove con la lambretta, amore, un pezzo la lambretta, la becar, sì, vendeva frutta, no, più altro verdura, comunque hai fatto tu amore, secondo te quel, dico giusto, amore, quello paga le tasse, che vuol dire, non è che te lo trovi, okay. Comunque lo zio Totuccio che praticamente ha il suo orticiallo e quindi ci abbiamo preso un bellissimo, come si dice, alla palermitana, periruoccolo, così dice, un ruoccolo, il broccolo, ragazzi, buonissimo, è pesantissimo, insecata, mamma mia. Se solo voi poteste capire quanto è pesante, ragazzi, è pesantissimo. È buono, con questo qua, con questo qui, cioè, la pasta? Ci facciamo pasta. Broccoli, sì, già è uscito dal sacchetto il profumo. Broccoli con la pastella, pasta e insalata buonissima. Bollito con l'olio, buonissimo. Allora, perché mi sono fermato, che avevo desiderio di fare le altre cose, dove sono le sì, altre? Dove sono? Qua. Ah, là, nel divano sono prima. Questo è broccolo, amore, broccolo. Avevo desiderio broccolo di questi. Guardate, era partito per uno solo di questi. Il finocchio. Questo è Malgioglio. Questo è Alfonso Signorini. Vediamo ora l'altro chi è. E qua c'è Alessandro Cecchipaone. Dai, però non si dice. Perché stai sfottendo? Stai sfottendo. È una parola a sfottò. Non è uno sfottò. Comunque ragazzi, guarda, comunque qua, ho preso questi di qua. Cioè, sono quanto una testa, sono proprio grossi. Questi li mangi praticamente, no, a me piace fare l'insalata, buone, veramente. Buone. Questi freschissimi, perché c'ha l'orticello, un il signor panino. Un finocchio 1 euro, 3 finocchi 2 euro. No. Come no? Uno un euro finocchio 80 centesimi. Tre finocchi 2 euro e questo bellissimo broccolone 3 euro. E lui fa... Però li devi provare i carciofi, però a un prezzo decente. Brocco. Che stai facendo? Amore, te lo prendi un bel broccolo. E lei no, perché non so cosa farmene, non sai cosa fartene. Cioè, se lo fai di tutto. E perché mi impuzzolisce la casa, ragazzi. Per questo. Poi sono passata al negozio Mille Bolle Blu, non so come si chiama. Diciamo il mio negozio, già conoscete, dove compro io i detersivi. E ho preso un pacco di tovagliolini che praticamente mi erano finiti, proprio ne avevo forse una decina, non di più. E li ho pagati 99 centesimi. C'erano delle belle offerte. Poi in offerta ho preso anche questo mocio a 1,99 euro. Questo qua sempre tipo con microfibra. Poi cosa ho preso? Questi erano pure in offerta 1,99 euro, 50 piatti di plastica, perché l'altro giorno di quanti ne avevo? Quando sono venuti gli ospiti sabato non ne avevo più, ragazzi. Certo, ogni fetta di pizza un piatto. Ma non ne avevo tanti, non lo so. Questo qua era in offerta pure 79 centesimi e l'ho preso pure. E poi questo non era in offerta, mi sembra che era 2,59 euro, ma era finita e mi serviva. E la mia maschera per capelli, che io diciamo la uso più che maschera per capelli, balsamo, lo uso un po' di balsamo. È pesante. Ciao, è pesante. Capito?
pesante. E poi ancora ce l'ho, però siccome eri in offerta l'ho pa pagata 2,19 euro. E Questa è poi? buona, 12 rotoli. Questa qua mia, non so, comunque già l'ho usata e risulta buona, perché quella che io prendo di solito è 1,80 euro e sono 10 rotoli. In realtà tipo ci sono tipo 5 strappi. È tanto, proprio piccolissimo il rotolo. Quindi questi invece sono più grossi. E questo non è di Giulia. Giulia lo ruba alla mamma, perché questo balsamo è della mamma, hai capito? Sì, è mamma. E Giulia lo ruba alla mamma, capito? E questo è mamma pure. Va bene? Dove sei andato? Stava aprendo la finestra. Apre le finestre lui, contrariamente di solito spuntano i post dove le mogli aprono tutte le stanze, le cose, e gli uomini, no, chiudi che c'è freddo, fare di... E invece lui va a aprire tutte cose. Allora, ce l'hai fatta? Io qua stamattina, lo so. Ah, che è successo? È caduta l'anta, questo armadio proprio ecco. È caduta, definitivamente. È pericolosissima sta cosa, troppo. Lui è venuto il padrone di casa a sistemarmelo, però me l'aveva detto, dice, questa prima volta, 2 volte che tu lo apri e lo chiudi si leva di nuovo, perché dice, io avevo pure lo stesso problema. È uscito dalla guida? Se solo trovassi l'asta che mi ha dato Giulia l'altra volta. Guarda, è là, accanto alla fine dell'armadio. Uomo, uomo. Uomo, sei uomo. Sei uomo, non c'è niente da fare. Qua io ancora devo fare tutto, ragazzi. Un macello. Mamma mia, quante cose che ho da fare. Quante Niente, il cose pomeriggio è tu. lungo, ragazzi. Ho voglia di cose che ho da fare. Quella, tu gliela apri e quella te la Ma è chiude. normale che se la chiuda, però quantomeno l'apra. Seca, quella te va aprire. Non se l'aprirà mai perché la vuole chiusa. Ma quando se ne va, io dico, non è che deve stare quella chiusa adesso. Finestra aperta. Purtroppo in questa casa, anche se io ancora il famoso home tour che mi chiedete sempre, Un non tour a l'ho pezzo a fatto. pezzo, io sto facendo un home tour, Sì, vabbè, infatti a quindi. pezzo a pezzo alla fine. Qui in questa casa, tutta questa parte di qua, dalla porta, questa è la porta d'ingresso, tutta questa parte di qua fino allo studio che è là, non ci sono finestre, c'è solo pozzo luce. Quindi che Cioè, succede? finestre alte. Sì. Le finestre alte, però dico così, guardate. Questa mio marito ce l'ha perennemente aperto perché questo è il bagno grande ed è il bagno suo. E dai. Di Alessia, perché dice che è il bagno di lusso. Poi Bagno ve di lo faccio lusso. vedere il bagno di lusso. E niente, quindi praticamente siamo che ovviamente stando chiuse, poi c'è cattivo odore. E quindi si deve aprire, ragazzi, si deve aprire. Perché non è va bene questa cosa che mancano le Non va finestre. bene, non va Non va bene. bene, anche se è pozzo luce. Non è che c'è riciclo di aria, chissà che cosa, come una finestra. E va bene, ragazzi. Io che fa? Mi do qua. Sì, tata. Datti tu la sistemazione, che io mi Sì, fumo una sì. sigarella in balcone e poi Bravo, vado a pure prendere il mio gioione. me. Tutto Bravo. prima, vedi? Tutto. Sistemazione, balcone, gioione. Ma scusami, tu ora. Allora ci vai tu a prendere pure a Giulia alle 2. Certo. Perché tu non cominci alle 2 oggi? Certo. Così evitiamo di fare venire mio padre. Certo. Va bene? Va bene, questi sono pensieri non scegli. Nostri. Organizzazione. Però vedete, noi siamo proprio. Che c'è? Io vado, E vado. vai, ciao! L'ho Proprio salutato. vanta intossicare. Ciao, bimba mia. Amore, se si rompe lo shampoo, si combina un macello. Dai, saluta qua gli amici nostri. Ciao, amici gnocchi. Ciao, saluta. Saluta. L'ha rotto, ragazzi. Ecco, vedete? Ecco qua, l'ha rotto. Hai visto cosa hai fatto? Hai visto? Hai visto che è successo? Sì, mi ha detto sì. Guarda Sì, qua. No, però scusami, eh. Se tu mi dici la prima volta glielo levi, cosa gli dai? no, io non gliel'avevo tolto. Io l'avevo tolto. Aveva buttato. Ai, lo shampoo si è salvato. Questo no. Va bene, ragazzi, sistemo prima che lei ci metta piedi e tutte cose. Santa pazienza, vieni a me. Attenti, ragazzi. Rimani là. Buonasera. Buonasera, ragazzi. Eccoci di nuovo qui. Grazie. In tenuta mangereccia. Mangereccia, mangereccia. Senti,
Sì, ha finito ora di lavorare, è veramente tardissimo, devo addormentare Che ancora ore sono pure a le bambine, una e proposito? mezza circa, 21:30. sì, devo andare ad addormentare le bambine che stanno ballando, io sta luce che c'è qua, stanno ballando là dentro, mi sentite? Io chissà, altro che chi l'ha Vedete, almeno mi visto, sono vissuto giù le bambine. niente, perché oggi ha fatto il turno dalle 17 alle 21, Alice si è svegliata che io già stavo lavorando, ho finito di sì. lavorare 10 minuti fa. Sì, e ora, anzi che sono ancora sveglia perché ho perso tempo io, perché ancora mi sono rinfilata nuovamente che lui stava lavorando, A favorire! loro erano tranquille là dentro e io ne ho approfittato per continuare a sistemare lo studio, Ma diciamo, sei più per... bella di 4 ore fa tu. Oh, mamma mia, Wow. ci vengono ogni tanto questi Perché da noi si dice attacchi, quando il diavolo alliscia è segno che vuole cavolo l'anima. l'anima. Che vuole l'anima? È vero, che cosa vorresti? Non lo posso dire davanti a tutti, amore Tale mangia, va. mio. Boh. Niente, avevo ricevuto un messaggio. A Radio Italia, l'ospite della settimana è Sabrina. Mi devo andare a infilare subito nella stanza da letto, perché se le bambine la vedono, è Io in la bagno, io fine. così le buste non le apriamo. C'è Giulia. Giulia sta andando a letto pure. Quelle sono messe proprio che mamma. Quindi le vado a mettere subito a letto perché ripeto, se arriva lei è la fine, non si addormentano Ma più. anche se non sono a letto. E niente, raga, ho un mal di testa che mi devo andare a prendere un occhio. Radio Italia, solo musica italiana, Sempre al sempre al tuo tuo fianco. fianco. A Radio Italia, l'ospite della settimana, Sabrina. Ah, che vuoi? Nah, ci fa compagnia un pochettino. Allora, l'ho capito, no? Mi fa compagnia, però mercoledì io non ci faccio compagnia a lei, che deve... lei si siede qua e si sente, ma come fa? E mi dice ogni minuto, perché lei non lo sopporta come mia madre, non sopporta chi l'ha visto, e dice, ma come fai a vederti queste cose? A me mettono troppa ansia, mamma mia, poi quando ci sono soprattutto le cose dei ragazzi, cos'è? Mamma mia, come mio figlio, la stessa età, no? Ma come fai a vederti poi? Stai zitta, Cico, zitta! Puoi mangiare, ti vergogni? No, amore mio, No, no, perché è un'ora che sei amore col panino in bocca. Tu mio. non Ma sai lo hai cosa. in mano? Non, in bocca, in mano. Tu non sai cosa di vergognarti, in effetti. Mi sembra strano. A me sembra brutto che mentre voi parlate io mangio. Vabbè, allora ti lascio. Ciao. No, tu vuoi andare a letto subito. Vedi che quella. Ti sei fatta male, amore mio. Che è successo? Vieni qua. Ah, stavi ballando, me lo sta facendo vedere. Vediamo. Hai fatto, stavi ballando e che hai fatto? Ah, entrambe, ho capito. Va bene, adesso andiamo a letto, va bene? Ah, vuoi, sì, si è presa sua sorella e se l'ha portata a là, perché vuole andare a ballare. Mi dice, Sara, che cosa mi fa? Mi dice, mamma, pum pum, vuole mezza mammut. Pum pum pum. Mamma, mamma mia, ragazzi. Comunque, raga, vado ad addormentarle e mi prendo un occhio. Va bene? Sì, perché è una tisana. Sì. Ho La sua tisana. troppo mal di testa. Proprio non riesco neanche a parlare Ma sono stasera. messo troppo vicino, guarda. Che vuoi? Sei lontano, sei vicino. Amone, dai. Ragazzuoli belli, noi vi salutiamo. Ragazzi, scusate per la mia assenza odierna, ma. Vabbè, non ha importanza la tua Comunque, presenza. produttivo, produttivo, pomeriggio produttivo. Bra, bra, complimenti, veramente. Ti devo dare atto che, vabbè, lo sapevamo che tu sei forte in questo Sei lavoro. forte, vincerai, Va bene. vincerai. Guarda la porta che si muove da sola. Sì, infatti, chissà chi sarà. Chissà chi sarà. Ma che ci sono gli spiriti? Sì. Guarda, levati la faccia, così. Guardate qua. Ma allora. Fai lo spirito. C'è lo spirito. Va bene, ragazzi, ci vediamo domani con il nostro prossimo vlog e vi mandiamo sempre un bacione grandissimo a ognuno di voi. Ciao a tutti! A domani, ragazzi! Vado io, ciao!